Conosci me, la mia realtà, tu sola sai che morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura di essere preso per mano, che ne sai? Un impegno che continua da 18 anni nel ricordo di Michele De Gruttola, un giovane imprenditore che non si è mai sottratto ad aiutare chi ne avesse più bisogno. La sua eredità è stata raccolta da familiari e amici che ogni anno puntualmente promuovono una serata che con l'aiuto di persone comuni e associazioni del Tricolle ha l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi. Come ogni anno il Memorial Michele De Gruttola rinnova il suo appuntamento e ci vediamo sempre qui al ristorante incontro anche quest'anno. L'associazione cresce sempre di più e adesso siamo, oltre che in Brasile, siamo presenti anche in Africa. Michele era un ragazzo d'oro, non perché era mio figlio, un ragazzo rispettoso, amava i bambini e manca a farlo a posto, non lo sappiamo come è successo, come siamo arrivati in Brasile per aiutare quei bambini poveri, perché Michele amava tanto i bambini, era un ragazzo rispettoso con tutti. A volte nella circolare, quando lui andava a scuola, ci stavano ragazzi che magari non si alzavano quando vedevano un vecchiato, lui andava, le prendeva per l'orecchio, dice alzati, fai sedere. C'è un ragazzo, è veramente, grazie a tutti i partecipanti che hanno collaborato, collaborano sempre, ci danno una mano, contribuiscono, senz'altro dalla sopra ci segue e quindi senz'altro è contentissimo, non contento. E lui ci ha indirizzato prima in Brasile attraverso una divina provvidenza, ci ha fatto scoprire un posto in cui abbiamo costruito questo centro di accoglienza per bambini, dove vivono circa 100 bambini, adesso è diventata una scuola e quindi stanno dalla mattina alla sera lì e vengono così educati e allo stesso tempo assistiti. Adesso diciamo questo centro cammina un po' da solo, noi ogni anno contribuiamo a mantenerlo, a far sì che i bambini e che si mantenga sempre in piedi e ci stiamo spostando verso l'Africa, verso il Benin dove c'è bisogno di beni di prima necessità. Quest'anno abbiamo contribuito, abbiamo fatto un pozzo che serve circa 11-12 villaggi a nord del Benin. Il nostro progetto va verso la costruzione di un ambulatorio che possa così risolvere i problemi igienici e sanitari in questa zona dell'Africa.